Buonasera ad Alessio Buonpasso, bentornati a Doctor Sport. Inizia una nuova settimana e come avete imparato a conoscere, la settimana con il Doc inizia dagli highlights del weekend, le emozioni, le voci dei protagonisti che hanno contraddistinto e che hanno caratterizzato l'ultima giornata in Lega Pro e in Serie D. Non voglio occupare ancora più tempo, vi lascio proprio agli highlights, alle emozioni di Serie C e del massimo torneo dilettanti, ricordando un po' anche quello che è successo con il Catanzaro che ritrova finalmente il sorriso, primo successo stagionale, male invece il Cosenza, male la Vibonese e un buon punto per la Regina. Questo in Lega Pro, in Serie D invece malissimo Sersale e Castrovillari con la copertina di giornata che va a Rende. A voi le immagini con Doctor Sport Highlights, via!
io sono contento di una cosa in particolare, di quello che è l'organico offensivo di questa squadra, perché quando tu hai la possibilità di avere degli attaccanti con caratteristiche diverse, tutti diversi uno dall'altro, perché sarà una cosa, Tavares un'altra, Campagna un'altra, Cunzi un'altra ancora, Giovinco un'altra ancora, Moccia un'altra ancora, Basarac un'altra ancora, quindi sono tutti giocatori diversi. Questo ti comporta poi, a seconda della condizione del momento del giocatore, a seconda delle caratteristiche dell'avversario, ti comporta di avere varie soluzioni. Quindi io sono felicissimo, è normale che ci sono sempre dei lavori da fare, sempre, tanto io prendo la parola non la fermo più, non mi fermo più, quindi fermatemi voi se non vi brucio le domande. Però è normale che ci sono sempre cose da fare, lavori da fare, ma io credo che noi abbiamo un'arma molto importante, che è il nostro campo, sia dal punto di vista dell'ambiente, del pubblico, del calore, e sia dal punto di vista delle dimensioni, perché su questo campo venire a pressare è molto difficile per l'avversario. Quindi se ti pressa, poi inevitabilmente arriva corto, e allora essere propositivi comporta che l'avversario deve fare una scelta: o gioca a viso aperto o si chiude. Se si chiude abbiamo giocatori di stazza, se si gioca a viso aperto abbiamo giocatori di velocità.
veramente avevo visto delle situazioni che potevamo approfittare, sia al primo tempo, è sembrato che 4-5 volte potevamo andare veramente al gol, e così il primo tempo dovevamo, secondo me, concludere meglio, e definire meglio l'ultimo passaggio, altri 4-5 tagli che non abbiamo fatto nel modo giusto, e lì è stato un peccato. Poi l'abbiamo ribaltata, secondo me, meritatamente. E poi Matera sembrava terra, è normale che quando poi i cambi che ci sono, che ha il Matera, sono cambi di altissimo livello, come ripeto tutta la squadra. E però insomma vedevo un Matera abbastanza in difficoltà, e poi questi diciamo episodi un po' particolari, un po' fortunosi se si può anche dire, però quando si vince si è sempre meritato, dunque è andata così, però pochissimo se non niente da rimproverare ai miei ragazzi. Ritengo che un frangente importante e determinante della partita è stato quando non siamo riusciti a fare l'1-1 in quelle due circostanze che abbiamo avuto nello stesso minuto. Questi due fattori sono i fattori che ci hanno fatto perdere la partita. Se parliamo di episodi, ovviamente dobbiamo riconoscere la forza dell'avversario, però dobbiamo anche riconoscere che la nostra squadra ha cercato di fare la partita, ha cercato di giocarsi la partita a viso aperto, ovviamente con qualche accorgimento, però abbiamo pensato che chiudendoci troppo avremmo potuto perdere comunque, abbiamo cercato di offendere un po' di più. We'll be right back.
ci sono tanti modi di analizzare questa partita, se da un lato chiaramente noi essendoci formati un po' in ritardo potevamo correre il rischio di essere a zero punti dopo tante partite, quindi tutto quello che sta avvenendo adesso, quindi 4 punti in 2 partite è sicuramente oro da prendere. Dall'altro quello che si vede in campo lascia l'amaro in bocca, perché soprattutto quando siamo passati in superiorità numerica abbiamo giocato solo noi e siamo stati poco decisi in area avversaria.